Ok, dovrebbe essere attiva adesso. Allora, Perfetto. buongiorno Maria Rosaria Di Tommaso, oggi è il 14 maggio e siamo collegati di nuovo in remoto. Abbiamo iniziato questo esperimento di interviste nel canale Fight the Virus, quindi con l'obiettivo di intrattenerci durante la pandemia. Adesso siamo in una fase di riapertura, però siamo contenti oggi di averti qui con noi perché il tema della gravidanza, che per ogni donna è sicuramente e del parto poi un momento piacevole o comunque fondamentale della propria vita, nel caso dei nostri beneficiari, quindi le mamme dei bambini con una disabilità di paralisi cerebrale infantile, a volte appunto viene ricordato come un momento non troppo felice. Però l'obiettivo di oggi è veramente di scendere nei dettagli con massima apertura di mente e di cuore per capire effettivamente che cosa si può fare anche per prevenire, quali le attenzioni che possiamo prestare noi come genitori. Allora, io la prima cosa ti direi un patto d'aula fra di noi, ci diamo del tu in questa. Sì, volentieri, molto volentieri. Siamo assolutamente informali. Considera che dall'altra parte io rappresento appunto un genitore delle famiglie di Fed Stroke, quindi un genitore con bambini che hanno avuto un'ischemia, un'asfissia alla nascita, quindi però l'esito finale è comunque quello di una disabilità di paralisi cerebrale infantile. Quindi saranno questi i destinatari di questa intervista, per cui ti farò tante domande, ma solo per chiarirci, Va quindi per bene, capire molto il volentieri, linguaggio molto volentieri, grazie. genitoriale. Lascio invece a te la presentazione, se ci vuoi raccontare qualche parola su di te, Maria Rosaria, perché una cosa che ci ha affascinato del tuo curriculum è sia questa competenza in ostetricia e ginecologia, ma anche l'aspetto della medicina legale, no? Quindi raccontaci tu. Allora io mi presento, appunto ho conseguito inizialmente la specializzazione in ostetricia e ginecologia. E successivamente ho conseguito un dottorato di ricerca in perinatologia che mi ha permesso di avere competenze, un po' di competenze a ponte, quindi non soltanto in ambito strettamente ostetrico, ma anche in ambito neonatale. È stato da subito chiaro che ero più interessata all'aspetto ostetrico della mia specializzazione piuttosto che a quello ginecologico, sebbene non posso trascurarlo nella routine di tutti i giorni. E questo, Maria Rosaria, è la differenza, quindi fino a dove arriva l'ostetricia, dove inizia la ginecologia? L'ostetrice è tutto ciò che concerne la gravidanza e quindi è tutto ciò che concerne anche i tentativi di voler entrare in gravidanza, la cosiddetta medicina preconcezionale che riguarda le donne che hanno difficoltà a rimanere in gravidanza, con tutti gli accertamenti che possono essere fatti prima di decretare che l'unica possibilità è l'accesso alle cure della procreazione medicalmente assistita. E quello è un altro settore. Diciamo che il settore dell'ostetricia ginecologia si sviluppa da una parte in ambito strettamente ostetrico, che è quello di mia pertinenza, che si occupa, ripeto, di tutti i problemi legati alla gravidanza e Quindi ai fino tempi al parto. fino al parto. Poi c'è la parte che è molto più specialistica, che è quella della procreazione medicalmente assistita, che sempre di più sta costituendo una nicchia nell'ambito di questa specializzazione, che verosimilmente nel futuro prenderà proprio un profilo del tutto autonomo. Poi la nostra specializzazione riguarda la parte ginecologica, cioè tutto ciò che concerne l'apparato genitale femminile e si differenzia in una parte strettamente oncologica, quindi che è quella dei tumori, e nella parte non oncologica abbiamo settori diversi, quindi la patologia non oncologica dell'utero, mi riferisco ai fibromi, ai sanguinamenti anomali, mi riferisco alla endometriosi, che è una vera e propria piaga sociale.
alla patologia vulvare che colpisce le donne in età avanzata, e questo spesso è un problema perché è quel target di pazienti più restio a farsi vedere dal ginecologo, e quindi molto spesso è la tipologia di paziente su cui difficilmente si riesce a fare prevenzione, perché c'è l'erronea convinzione che con l'entrata in menopausa non si ha quasi più bisogno del ginecologo, e quindi quello è un target di pazienti un po' più a rischio. La specializzazione in ginecologia, l'aspetto, diciamo, della ginecologia poi fa anche riferimento a tutta la parte di ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi, come specializzazione, la nostra ostetricia e ginecologia è molto ampia e molto sfaccettata, e sempre di più, soprattutto per chi lavora in centri di terzo livello, c'è una subspecializzazione in uno di questi settori che ho detto. E quindi, ritornando a me, dopo nell'ambito del dottorato di ricerca in perinatologia che ho fatto, ho deciso di acquisire un titolo supplementare che è stato una fellowship negli Stati Uniti, a San Francisco, al Cardiovascular Research Institute, dove ho lavorato per quasi un anno e mezzo, e mi sono occupata fondamentalmente di ricerca di base. Quindi erano gli anni in cui si cominciava a valutare con modalità indiretta, flussi metrica, i flussi del feto, e ho lavorato sul modello sperimentale sul feto di agnello, e è stato comunque un periodo molto interessante dal punto di vista della mia formazione, perché diciamo, ho aperto lo sguardo su un approccio diverso alla patologia ostetrica in generale, molto più rigoroso, molto più scientifico, e che mi è servito tanto. Quali sono gli esiti della tua ricerca, della fellowship? L'hai vista andare avanti, la diagnostica? Sì, perché se pensiamo oggi, l'esame flussimetrico del feto è appannaggio di tutti i centri, e quindi quello era il tempo in cui si diceva: questa metodica indiretta che è stata proposta, perché fino ad allora i flussi del feto potevano essere valutati in vivo, nell'uomo, ma soltanto con metodiche sperimentali invasive nell'animale. Quindi la possibilità di apprezzare, i flussi, quindi di studiare meglio la circolazione fetale, che fino a quel momento veniva solo attraverso la registrazione della frequenza cardiaca, ha aperto nuovi orizzonti, e oggi ovviamente vedo routinariamente l'applicazione di quelle ricerche, e mi fa anche tenerezza pensare Bellissimo ai però, quesiti no? che ci ponevamo 30 anni fa e che oggi sono stati superati. E poi, per continuare il mio iter specialistico, no, tra il 96 e il 2000 ho deciso di occuparmi anche dell'aspetto medico-legale, e ho conseguito la specializzazione anche in medicina legale, che però ho curato essenzialmente, esclusivamente per quello che riguarda gli aspetti ostetrici ginecologici. E quindi qui mi si è aperto Immagino anche. non esisteranno tante professionalità così. Sì, diciamo, non siamo tantissimi in Italia ad avere questa doppia competenza, e questo mi è molto utile. Mi è molto utile perché nella valutazione medico-legale dei casi porto molto della mia esperienza, e quindi a volte devo rinunciare a prendere casi di parte, proprio perché se io non ritengo che ci sia responsabilità, non posso acquisire il caso per portarlo avanti, e viceversa, laddove ritengo che c'è realmente una responsabilità, cerco con rigo più rigorosamente possibile di andare avanti, anche se nell'ambito medico-legale molto spesso la verità medico-legale
può non coincidere con la verità reale. Le dinamiche sono tante, faccio del mio meglio in tutti i casi in cui sono coinvolta di portare a termine il mio mandato, sia che sia per un giudice, quindi nella funzione di perito, sia che sia per una delle parti, cerco sempre di essere rigorosa e scientifica il più possibile. E poi per terminare la mia presentazione, ho cominciato come un medico ospedaliero, poi sono diventata ricercatore universitario e attualmente ricopro il ruolo di professore associato qui a Firenze. Ho sempre lavorato a Firenze dopo essere rientrata dagli Stati Uniti. Ho Quindi adesso ti terminato. dedichi anche alla docenza. Sì. Bene, allora io inizierei, Maria Rosaria, ad entrare nel nostro contesto, nel nostro mondo. Noi ogni volta che leggiamo le storie delle mamme, delle gravidanze, emergono sempre dei fattori un po' anomali rispetto ad una gravidanza, forse come uno se la immagina leggendo o guardando i film, ma poi nella realtà ci direi tu effettivamente come avviene. Però quello che ci interessava capire proprio su questa prima fase è quali possono essere i fattori di rischio in gravidanza che possano portare da una parte ad una nascita prematura. Perché sappiamo che l'essere prematuro è anche grave prematuro, poi comporta un'incidenza maggiore di finire appunto all'interno di questo tipo di disabilità invece in giovane età, e quali possono essere i rischi per il neonato, quindi che abbia un'emorragia cerebrale, un'ischemia o un'asfissia. Quindi la prima domanda che ti facciamo è proprio questa, cioè a che cosa la scienza, la medicina attribuisce i maggiori fattori di rischio che poi portano in futuro a questi eventi e poi a una disabilità? Allora, sì, queste disabilità che costituiscono il capitolo delle paralisi cerebrali, per molti anni, diciamo fino a prima della fine degli anni 90, sono stati quasi sempre attribuiti al parto, ritenendo che ciò che il momento più impegnativo, difficile, l'unico momento in cui potesse insorgere un danno per il feto e quindi un danno cerebrale, potesse essere il momento del parto. In questo, un'ipotesi di un ortopedico della metà dell'Ottocento, Lord Little, era stata molto, molto, diciamo, integrata, acquisita. Little diceva che era il momento più difficile, era il momento dell'insorgenza delle paralisi cerebrali. È interessante notare che già in quel periodo Freud, che quindi direttamente con l'ostetricia non c'entrava, però riteneva che il danno cerebrale potesse avere origine non soltanto dal parto, ma da tutta la gravidanza. Questo diciamo come inquadramento storico. Per molti anni però si è ritenuto che tutto potesse essere ascritto al parto, e finché poi la ricerca si è affinata e invece si è evidenziato che il danno cerebrale, generalmente inteso, per una piccola parte ha un'origine intrapartale e per la maggior parte invece ha un'origine negli antecedenti del parto. Se Ma dobbiamo dire una percentuale, ah, guarda, molto minima quella del parto, molto 20%. meno del 10%. E addirittura è stato evidenziato che ci sono gli antecedenti importanti, possono essere costituiti anche da fattori antecedenti alla gravidanza, tipo la storia familiare di avere malattie neurologiche, per esempio, può essere fattore di rischio per encefalopatie alla nascita, che però non sono di origine ipossico-ischemica, cioè cerco di spiegarmi meglio. Per anni si era ritenuto che l'unico momento difficile fosse il parto, poi la ricerca si è affinata e si è visto che questo cervello fetale è esposto ad insulti potenziali durante tutto il decorso della gravidanza,
non soltanto al momento del parto. Il problema nasceva e nasce in parte dal fatto che gli esami che noi effettuiamo in gravidanza non sono finalizzati a valutare la corretta integrità dello sviluppo del cervello fetale. E quindi il fatto di dire la gravidanza è andata bene perché tutti gli esami erano in ordine non esclude che ci siano stati degli input. Per molti anni invece si è ritenuto il contrario, si è ritenuto che dal momento che tutti gli esami della gravidanza erano andati bene, il danno cerebrale non poteva che emergere dal parto. Mi riferisco questo al neonato a termine. E un dato Scusa Maria Rosaria, ti interrompo un attimo per capire meglio. Era una questione di strumenti, di tecnologie che avevamo a disposizione o che abbiamo tuttora a disposizione che non ci permettono di leggere e di vedere il cervello neonato? Tuttora è così, soltanto su indicazioni molto specialistiche noi riusciamo ad assumere dei dati anche nel corso della gravidanza con l'affinamento di tecniche ecografiche, la possibilità della risonanza magnetica, ma questi non sono esami che vengono fatti a tappeto. Laddove si identifica un eventuale fattore di rischio, si può andare ad indagare. Faccio un esempio, per esempio, la gravidanza gemellare, che soprattutto se monocoriale con un'unica placenta è un grande fattore di rischio per danno cerebrale. Oggi, in concomitanza con la morte di uno dei gemelli in utero, il gemello superstite che è a rischio di, è a rischio di danno cerebrale, sul gemello superstite a distanza di 10-15 giorni dalla morte dell'altro gemello viene fatta la risonanza magnetica proprio perché sappiamo che la morte di un gemello monocoriale è fattore di rischio per il gemello superstite. Quindi anche attualmente gli esami che vengono effettuati in gravidanza non sono finalizzati al controllo dello sviluppo della funzione cerebrale. Per terminare la parte relativa al parto, devo dire che il dato epidemiologico più eclatante che ha evidenziato come le paralisi cerebrali la maggior parte non è ascrivibile al momento del parto, perché si è visto negli anni che sebbene si sia avuto, per esempio questi sono dati fino al 2000, si è avuto un incremento incredibile del taglio cesareo e che quindi verosimilmente questo doveva portare, almeno nell'accezione corrente, alla riduzione delle paralisi cerebrali, il numero di paralisi cerebrali è sempre stato stabile e paradossalmente più o meno stabile anche in tutti i paesi e anche quelli che hanno cure diverse, quindi nei paesi, diciamo, del terzo mondo. Questo era il dato epidemiologico da cui si è partiti e che poi ha portato a vedere quanti sono gli antecedenti al parto che possono, portare a paralisi cerebrale. Quindi li possiamo ascrivere principalmente alla fase della gravidanza. Possono essere agenti infettivi, che agiscono sia col meccanismo dell'infezione vera e propria, e di questi qualcuno si conosce bene, penso alla toxoplasmosi, al citomegalovirus, ma a volte anche con il meccanismo infiammatorio, quindi non perché quel virus abbia un'azione teratogenica perché renda malformato, ma soltanto perché il processo infiammatorio in sé porta all'attivazione, alla liberazione di sostanze che attraversano la barriera ematoencefalica e determina un'azione proprio di cavitazione nell'encefalo. Qui poi faccio riferimento a tutto il capitolo delle infezioni, delle corioamnionitidi. Altri fattori di rischio è l'esposizione ad agenti chimici, ad agenti fisici. Oggi sono sempre più evidenti tutte questi input. Oppure insulti ipossico-ischemici ripetuti nel tempo, per esempio emorragie continue, piccole spotting nel corso di tutta la gravidanza, non dico sempre, ma a volte possono costituire insulti ipossico-ischemici che si ripetono
nel tempo. Può essere il caso della placenta previa, no? Che molte La placenta previa, diciamo, è quella più eclatante, ma non è soltanto la placenta previa, ma anche microdistacchi, oppure ci sono dei lavori che dicono che avere in gravidanza i giri di cordone attorno al collo possono creare degli insulti nel momento in cui il cordone si stringe. È chiaro che quando il cordone non è stretto non ha nessun significato, però gli insulti possono essere quindi tossico-ischemici, possono essere insulti infettivi, insulti infiammatori, insulti fisici, chimici, quindi la gamma è quantomeno varia. E Però poi su questo ci sono alcuni fattori sui quali possiamo intervenire, no? Pensiamo a paesi occidentali, quindi con una grande attenzione anche alla gravidanza, al parto, mi immagino che gli agenti chimici e fisici, non so, nel tempo si sia ridotta l'incidenza di queste fattori su. Sicuramente si è ridotta rispetto al passato, però esiste ancora. Noi ancora stiamo vedendo gli esiti di Seveso, per esempio, quindi continuiamo ancora a vedere gli esiti di Seveso. Ci sono tante discariche, tante situazioni che non sono ancora omologate Dove come. però mi sento di dire che possiamo agire in qualche modo, no? Possiamo fare prevenzione, possiamo eliminare i fattori di rischio. Sì, ma nella prevenzione, parlando di prevenzione, per esempio, un ruolo importantissimo oggi riveste l'alimentazione e riveste anche le abitudini. Pensiamo all'abitudine al fumo, nonché l'abitudine all'alcol, per esempio. Ora ricordo a proposito di alcol che i superalcolici sono banditi in modo tassativo e che le linee guida italiane sull'alimentazione sono le uniche che consentono ogni settimana 2 bicchieri di vino rosso a settimana. Quindi questo quantitativo può essere diluito nel corso della settimana. E quindi assunto nel corso della settimana in questo modo, oppure l'abitudine al fumo. L'abitudine al fumo è difficile da contenere, anche perché erroneamente qualche ginecologo suggerisce di continuare a fumare anche se in quantità modesta, per evitare lo stress. Ecco, il fumo è il primo fattore di rischio per distacco di placenta, oltre che per ritardo di crescita, oltre che per esiti che poi avrà questo neonato. I bambini che nascono da mamma fumatrice hanno una maggiore incidenza ad avere anche problemi respiratori in futuro, di stress respiratori da bambini, e quindi non parlo al momento del parto. Però l'abitudine al fumo, che spesso viene nascosta, oppure le dipendenze dalle sostanze stupefacenti, ecco. Sì, la cocaina forse fra le tante è quella più. Tra le tante la cocaina. Quindi voglio dire, una buona igiene della gravidanza, intendendo per igiene della gravidanza una corretta alimentazione, l'assunzione dell'acido folico, che erroneamente da molti viene cominciato in concomitanza con la gravidanza. Qui va stressato il concetto che l'acido folico deve essere assunto prima della gravidanza. L'azione più importante dell'acido folico nella prevenzione dei difetti del tubo neurale e comunque nella prevenzione dei difetti della gravidanza in generale, deve essere cominciata questa assunzione in fase preconcezionale. D'altra parte, l'acido folico è una vitamina, non è che esista proprio una patologia da eccesso di acido folico. Quindi anche se questa gravidanza tarda a venire, è bene continuare l'assunzione di. È bene continuare questa. Negli anni si sia fatta molta promozione di Però questo, un po' tuttora. dell'igiene, quello che dici tu. Sì, Quali però. sono però i fattori che invece non riusciamo a controllare? Quindi mangio bene, non bevo alcol, prendo l'acido folico fin da prima. C'è un fattore, un'area grigia?
Sì. Per cui oggi dici sì, X gravidanze andranno a buon fine, altre sicuramente Per no. esempio, pensiamo per esempio alla prematurità spontanea. Apro una parentesi, quando parliamo di bambini prematuri dobbiamo fare una differenziazione tra i bambini prematuri perché nascono per parto pretermine spontaneo e quelli che nascono per parto pretermine iatrogeno, cioè siamo noi che lo determiniamo e lo determiniamo o per cause materne, pensiamo alla patologia cardiaca materna, patologie oncologiche che insorgono, la stessa placenta previa, oppure lo determiniamo per cause fetali. Il ritardo di crescita intrauterino è un grande fattore di rischio per danno cerebrale successivo e purtroppo il ritardo di crescita è difficile da diagnosticare quando è un ritardo di crescita tardivo, perché il ritardo di crescita si può instaurare precocemente nel secondo trimestre e viene quasi sempre intercettato in concomitanza con l'ecografia, la cosiddetta seconda ecografia. Questo è un ritardo di crescita che viene intercettato e che purtroppo possiamo fare poco, si cerca di andare avanti il più possibile e poi si fanno nascere questi bambini pretermine sulla base del rapporto prosecuzione della gravidanza e possibilità di morte in utero. Pochi genitori sanno, mi permetto di aprire una parentesi su questo, perché questo forse è un aspetto che può interessare ai genitori e ai futuri genitori, che in caso di grave ritardo di crescita intrauterino, dove a volte se non si fa nascere il bambino, l'alternativa è la morte in utero del feto, però pochi sanno che questa è un'opzione che ogni genitore può scegliere, perché di fronte ad un feto, faccio un riferimento a 26-27 settimane, che già un feto normale a 26 settimane ha grandi fattori di rischio di avere sequele. Se poi è anche a un ritardo di crescita, questo tipo di sequele è maggiore. Non sempre viene veicolato bene alle donne in gravidanza che di fronte ad un grave ritardo di crescita, l'opzione che la mamma può scegliere è anche quella della morte in utero. Io capisco che è un argomento scottante, però finché è in utero la mamma può scegliere se l'alternativa è la nascita di un feto che può avere possibilità di danno Dei cerebrale. danni. Perché in Sì, Italia, a differenza questa cosa dal punto di vista proprio etico, ma anche normativo, cioè finché il normativo. feto è nella pancia della mamma, è la mamma Per il la concetto responsabile. dell'inviolabilità del corpo materno, nessuno può cesarizzare una donna per salvare un feto. A volte vediamo anche nelle sale parto, non c'entra nulla con la prematurità, magari di fronte a donne che rifiutano il taglio cesareo in travaglio. Qualcuno non perfettamente consapevole di quella che la normativa ritiene, allora chiamiamo il giudice. Il giudice non può fare niente. Finché un feto è nella pancia della mamma, attualmente la nostra legge, la nostra giurisprudenza dice che nessuno può travalicare, può violare il corpo materno. Poi E su un altro su questo piano. è solo la mamma o sono i È genitori? solo la mamma, è solo Quindi la non mamma. la coppia in Solo la mamma. Sto parlando ora di aspetti legislativi. Mentre una volta che il feto, che è nato, il neonato, in Italia, a differenza che in altri paesi, i genitori non hanno margine per decidere la rianimazione o sospendere la rianimazione. In altri paesi, in Inghilterra, in Olanda, viene sempre è prioritario il volere dei genitori. In Italia invece la rianimazione neonatale
In capo al neonatologo. Sì, la legge dice di coinvolgere i genitori, ma di fatto se c'è una divergenza, i genitori dicono di no, il neonatologo ritiene che debba essere rianimato, viene rianimato. Questo è un concetto Benissimo. importante. Darti qualche informazione di contesto in più. Qual è l'età minima per cui può nascere un bambino? A quale settimana? Quali sono i criteri per la rianimazione? Fino No, a guarda. quanto si può tentare di rianimarlo? Allora, premesso che questa domanda ha più una valenza neonatologica, io posso dirti soltanto che una cosa è la sopravvivenza, l'età media della l'età minima della sopravvivenza. E oggi in Italia in alcuni centri si ha sopravvivenza anche a 24 settimane, però sopravvivenza non vuol dire qualità di vita buona, quindi molto spesso difettiamo di chiarezza con le pazienti su ciò che, soprattutto quando è la paziente che deve decidere, perché è diverso il parto spontaneo, parto prematuro spontaneo di quella donna che ha le contrazioni a 24 settimane e lì non si può fare altro che cercare di assistere al meglio delle possibilità di quel centro. Cercare in concomitanza con eventuali segni premonitori del parto pretermine, gli ospedali è bene che centralizzino queste mamme in modo da farle partorire nei centri laddove l'assistenza neonatologica sia al massimo. Quindi vuol dire avere una terapia intensiva neonatale, un reparto di patologia della gravidanza. Quindi, laddove il parto pretermine è spontaneo, cioè la donna che entra in travaglio spontaneamente, margine per la decisione da parte della donna, voglio o non voglio partorire, ovviamente non ce n'è. E qui l'unica prevenzione per ottimizzare il risultato è cercare di inviare, si dice il trasporto, di effettuare quello che si chiama il trasporto in utero del neonato, quindi di inviare la mamma presso ospedali dotati di centri di terapia intensiva neonatale, laddove questo proprio non è possibile perché la mamma partorisce comunque, si stabilizza questo neonato e poi lo si manda con il C'è trasporto. un criterio standard per cui l'età del bambino, i 6 mesi e il peso del bambino intervengono nel dire sì, lo rianimiamo da adesso in poi o i Senti, danni sarebbero troppo grandi per. questa domanda è bene rivolgere ad un neonatologo perché non è appannaggio di noi ostetrici poter rispondere. E voi Io posso arrivate dire. fino al momento della gravidanza e poi passa di competenza. Ecco, io posso dire soltanto per l'uditorio che c'è qui che mentre il parto pretermine è spontaneo, noi non abbiamo la mamma non ha possibilità di intervenire sulla rianimazione o meno, perché la rianimazione sarà a posteriori, una volta che è nato. Viceversa, laddove dobbiamo effettuare un parto pretermine iatrogeno, cioè che dobbiamo far nascere un bambino, e qui la mamma diciamo, ha tutta il potere di poter mettere dei veti o meno. Mi riferisco a casi di cui ho accennato prima, il ritardo di crescita intrauterino, dove l'opzione può essere anche semplice, può essere la morte in utero, o per contro, a casi molto molto più rari, dove di fronte a patologie oncologiche la mamma decide comunque di spostare il termine della gravidanza più avanti possibile, anche a scapito della propria, salute. Ma queste sono scelte personali della donna. Una volta che il feto è nato, questo è il concetto che mi interessa stressare in questo momento, una volta che il feto è nato, la mamma non ha più questa capacità in prima persona, sebbene la legge dice che i neonatologi devono coinvolgere nella decisione, ma laddove c'è il conflitto tra il parere del genitore e il parere del neonatologo, prevale il parere del neonatologo. Del medico. Bene, però almeno abbiamo inquadrato, chiarito una serie di fattori. Rispetto alle patologie della gravidanza, tu hai parlato di una serie di fattori di rischio, abbiamo parlato della placenta previa. Una cosa che sentiamo ricorrente ai nostri genitori,
sono l'insorgenza del diabete o problemi legati alla circolazione, come se qualcosa non avesse funzionato. Sì. Spesso riconducono appunto alla placenta. Quindi dici tu qualcosa sulla patologia della gravidanza e sul ruolo che ha questo organo, la placenta, perché è così importante? La placenta è importante perché poi è l'organo che fornisce ossigeno e nutrienti al feto. Se questa placenta non funziona, funziona poco, o per patologie materne, penso alle donne che sono ipertese, alle donne che hanno malattie reumatiche, alle donne fortemente cardiopatiche, alle donne che sono fortemente anemiche, che non correggono l'anemia. Allora, laddove la placenta viene rifornita meno di ossigeno da parte e di ossigeno e di nutrienti per problemi materni, di cui questi sono i casi più patognomonici, qui abbiamo l'indicazione a trattare queste patologie al meglio e poi vi dico come. Però nelle patologie placentari ci sono anche le patologie di insorgenza placentare, cioè il difetto di crescita che dipende da una placenta che funziona poco. Oggi abbiamo qualche esame che ci può far prevedere se la placenta funzionerà poco. Esami che non. Questi esami sono una normale ecografia, non lo vede, no? Quindi. No, la normale ecografia vede quando la placenta già funziona poco perché l'effetto della placenta che funziona poco è il ritardo di crescita intrauterino. E allora, quando un feto cresce poco, può crescere, cresce poco sempre perché la placenta non funziona. La placenta non funziona, quindi ha alterazioni circolatorie perché insorgono direttamente nella placenta, è il caso del ritardo di crescita, di insorgenza placentare, oppure la placenta funziona poco perché viene rifornita poco, è il caso è il caso del ritardo di crescita che è il risultato di patologie materne, quali le patologie ipertensive, quali le patologie reumatiche, le cardiopatie, eccetera, eccetera. Una volta che dicevo, abbiamo oggi la possibilità di fronte ad una, per esempio, una donna che ha avuto in passato un ritardo di crescita, è un soggetto a rischio di riavere un ritardo di crescita. E oggi in questi soggetti, per esempio, si indica il trattamento con acetilsalicilico, il nome commerciale non credo che lo possa dire, ma Certo, credo che tutti assolutamente sì, sappiamo l'aspirina. speriamo. L'acetilsalicilico dato a un dosaggio oggi si ritiene 150 mg da assumere alla sera, sin dall'inizio della gravidanza, può fare prevenzione, così come la stessa assunzione di acetilsalicilico può essere fatta a quei soggetti che con un test che viene fatto verso la 12ª settimana, un test valuta se c'è fattore di rischio per sviluppare la preeclampsia. La preeclampsia è una forma di ipertensione ad insorgenza gravidica, quindi che non ha un'insorgenza antecedente alla gravidanza, un'insorgenza gravidica. Bene, questi soggetti, tu mi parlavi di prevenzione, questi soggetti possono assumere acetilsalicilico per il miglior funzionamento della placenta. Queste sono le strategie oggi di prevenzione che abbiamo, quindi l'alimentazione corretta, non fumo, non sostanze stupefacenti, non alcol, assunzione di acido folico, e queste sono situazioni base di tutte le donne. Hai fatto riferimento anche ad a gravidanze precedenti, anche il fatto di avere avuto aborti precedentemente, quindi raschiamenti, permette magari un impianto della placenta che non è così corretto? Anche No, allora no, avere avuto parti pretermine precedenti è fattore di rischio, il più alto fattore di rischio
per riavere un parto pretermine. E il fattore di rischio maggiore, qui molto spesso bisogna essere chiari con le pazienti, perché a volte purtroppo questo parto pretermine così precoce magari ha portato ad un esito infausto o in termini di disabilità o addirittura in termini di morte. Quindi la voglia è quella di riprovarci e di riprovare subito. Bisogna essere chiari che fattori di rischio del parto pretermine sono un progresso parto pretermine e l'intervallo di tempo che intercorre con la precedente gravidanza. Quindi bisogna distogliere queste donne dal ritentarci subito, ma di allungare il tempo. Mettere il tempo, perché poi qui parliamo di fattori anche che intervengono nella vita dei nostri giovani, Lo dove so, prima gravidanza magari si decide a 70 infatti è anni. proprio questo, ma laddove la donna se lo può permettere, che non è una quarantenne, a volte abbiamo molto spesso parto pretermine di soggetti giovani, sarebbe bene l'attesa anche di 18 mesi, 2 anni, laddove è possibile. Perché il pregresso parto pretermine e l'intervallo dal pregresso parto pretermine sono fattori di rischio. Tu mi chiedevi che cosa possiamo fare di prevenzione. Beh, quando io ho un fattore di rischio per parto pretermine, di cui quello più eclatante è questo che ti ho detto, ma esistono altri fattori di rischio, come avere per esempio dei fibromi, come per esempio, aver avuto altre patologie. Questi soggetti che hanno fattori di rischio devono essere, in particolare chi ha avuto il progresso parto pretermine, devono essere seguiti sin dalla fine del primo trimestre con un esame che si chiama cervicometria, che è la lunghezza della cervice uterina che viene ripetuta ogni 15 giorni e contemporaneamente devono iniziare un trattamento con progesterone per via vaginale e continuare il trattamento con progesterone e il controllo della cervicometria, così si chiama questo esame che vede la lunghezza del collo dell'utero, ogni 15 giorni. Laddove questa cervicometria si riduce e arriva sotto i 25 mm, c'è l'indicazione a chiudere il collo dell'utero, classicamente con un intervento che si chiama cerchiaggio. Oggi sta arrivando un'altra metodica. Noi qui a Firenze abbiamo una ottima esperienza in questo, e come alternativa al cerchiaggio utilizziamo il pessario, che è un anello in silicone che viene inserito attorno al collo dell'utero e ha la funzione non soltanto di chiuderlo, ma anche quello di posteriorizzarlo in modo da ridurre la forza di gravità sul collo. Quindi la prevenzione, laddove io riconosco fattori di rischio, può essere fatta e deve essere personalizzata sulla base della patologia. Poi tu mi parlavi prima del diabete. Il diabete è altro fattore di rischio. Se è un diabete antecedente la gravidanza, e allora la donna deve essere consapevole che per entrare in gravidanza deve fare un trattamento antecedente di controllo della glicemia, perché i parametri di glicemia che possono essere accettati in una donna che non deve entrare in gravidanza o in gravidanza sono molto più alti dei parametri viceversa che necessitano per entrare in gravidanza, in particolare per evitare che ci siano malformazioni. Quindi una donna diabetica che ha un diabete pre-gravidico deve pianificare la gravidanza rivolgendosi ad un centro antidiabetico o comunque anche a centri ostetrici di particolare eccellenza dove possa cominciare il trattamento corretto prima dell'impianto. Mentre l'altra patologia del diabete è il diabete che insorge nel corso della gravidanza. E Ma qui lì c'è qualche relazione rispetto appunto ai parametri di glicemia, c'è un consumo maggiore? Che cosa succede? oggi il parametro più importante che sta portando all'aumento della glicemia è sicuramente l'aumento del BMI, l'obesità. Ah, quindi L'obesità è diventato il grande fattore di rischio per scatenare il diabete in gravidanza e comunque
soggetti che hanno fattori di rischio devono fare la fattori di rischio standard, che sono anche avere un'età che sia oltre i 30 anni, avere avuto anche fattori di rischio, diciamo, non apparentemente non molto eclatanti, indicano di fare la curva da carico a 26-28 settimane, ma è questo che mi interessava. Fattori di rischio importanti, quali aver avuto un pregresso parto, un pregresso diabete gestazionale alla gravidanza precedente, o avere un BMI. Il BMI è una misura, diciamo, del grado di obesità alto. Questi soggetti è bene che facciano la curva da carico già a 16 settimane, quindi subito all'inizio del secondo trimestre. Quindi alla domanda possiamo fare qualcosa, laddove ci sono i fattori di rischio vanno personalizzati gravidanza per gravidanza e patologia per patologia. Però Maria Rosaria, mi sembra che continui a essere un po' un terno al lotto che una persona sia così sana senza tutti questi fattori di rischio, no? Abbiamo parlato anche dell'età come fattore di rischio. Sì. Per cui davvero tanti parametri da controllare. Qualche consiglio sull'età della gravidanza, l'età della donna? Su questo ci vuoi parlare di qualcosa? Sappiamo che è un trend in crescita, però sapere fino a che età davvero può essere una condizione. Guarda, l'età la prendiamo dalla PMA. La PMA permette di fare la fertilizzazione in vitro con gameti omologhi, quindi ritiene che ci siano delle possibilità di gravidanza fino a 43 anni. Dopo 43 anni la PMA non utilizza più i gameti omologhi, però già 43 anni è un'età avanzata. In realtà una coppia che decide di avere un figlio, il suggerimento è quello di non tirare molto a lungo questa decisione laddove ci sono le condizioni per poterlo fare. È errato il messaggio che sta passando, che tutto è possibile a qualsiasi età. Aumentando l'età materna aumenta il rischio di aborto spontaneo, quindi si pensa soltanto che aumentando l'età materna aumenta il rischio di malformazioni e la gente dice sì, faccio la diagnosi prenatale. Questo è troppo semplicistico, è vero, ma non è soltanto questo. L'aumento dell'età materna si accompagna a tante altre patologie, per esempio aumenta il rischio di avere un diabete gestazionale. Aumenta il rischio che la placenta funzioni peggio, quindi diciamo l'indicazione. La placenta invecchia, no? Anche con l'età della donna. Sì, più che non è la placenta invecchia nel corso della gravidanza, ma è la placenta si instaura su un utero che non è più così elastico e quindi così ben fornito come può essere l'utero di una trentenne. È chiaro che abbiamo anche a 40 anni degli uteri perfetti, però va considerato tutta questa sequela e il non ritenere che oggi è possibile tutto a qualsiasi età. Anche la PMA, quindi con gameti eterologi, quindi figli che sono frutto di ovodonazione o qualche volta di embriodonazione, cioè figli che non riconoscono né il patrimonio materno né il patrimonio paterno, e sono gravidanze a rischio, e il rischio è non soltanto per tutte le patologie della gravidanza, ma anche al parto sono più soggetti ad emorragia postpartum. Parlavi prima di placenta previa, aver avuto una fertilizzazione in vitro, una PMA, è fattore di rischio per avere un'inserzione più bassa della placenta, per esempio. Sono tante sfaccettature che vanno considerate. Dimmi la tua paziente ideale, quella che saprai che porterà a termine una gravidanza. Nessuna.
Allora, il concetto è questo. Non bisogna allarmare le donne, quindi non si può dire ad una donna che entra in gravidanza, una volta esclusi i più importanti fattori di rischio con l'anamnesi, l'anamnesi è un'anamnesi familiare, io vedo che in famiglia non c'è diabete, non c'è ipertensione, la donna è un soggetto giovane, non ha patologie, quindi questo è un soggetto a basso rischio, come noi diciamo, però il messaggio che deve che dobbiamo trasmettere per essere corretti è che anche un soggetto, anche indipendentemente dal controllo della gravidanza e quindi dall'instaurare procedure tutte corrette, nessuno può considerarsi veramente esente da complicanze della gravidanza. Qui andiamo infatti percentuali, è ovvio che il soggetto che a basso rischio avrà percentuale di rischio molto bassa, non a caso si parla di soggetto a basso rischio, non si dice soggetto a rischio zero. Questo non significa che dobbiamo allertare le donne e non esiste, questo è molto importante, non esistono degli esami a pioggia che possono essere fatti per escludere tutto. Quindi il messaggio piano che deve verificare è che anche ad una corretta conduzione della gravidanza può purtroppo esitare un esito sfavorevole, succede poche volte, ma si può verificare, quindi non c'è. Abbiamo dei numeri da citare, cioè su 10 gravidanze statisticamente in Italia, quante vanno a buon termine e quante possono avere degli esiti? 9 vanno a buon termine, 9 vanno a buon Mi termine. sembra, Sì. un buon parametro. Va bene. Allora, abbiamo parlato tanto della gravidanza, io mi sposterei adesso sulla fase successiva, no? Spesso sui bambini che hanno avuto insulti al cervello in fase perinatale si parla tanto del travaglio come momento in cui magari queste contrazioni, questi insulti possono aumentare questi rischi. Tu ci hai già detto che comunque più ci avviciniamo al parto e più è poco, è minore comunque, però rimane comunque un evento Sì. traumatico, direi, no? Per il bambino. Allora, diciamo che il parto è un evento in cui potenzialmente può insorgere un rischio. Non mi piace sentire che il travaglio è un evento potenziale a rischio per il bambino. Questo no, perché un bambino sano, sfatiamo subito il concetto del taglio cesareo. Un Infatti, bambino che è questo il parto naturale rispetto al cesareo e Allora, cesareo programmato anche. per una gravidanza che è andata bene, che non ha fattori di rischio, per un bambino è meglio nascere per via vaginale che non per taglio cesareo. Quindi nel centro dove io lavoro, per fortuna, non effettuiamo tagli cesarei a richiesta, ma laddove vengono effettuati i tagli cesarei a richiesta, chi richiede il taglio Perché cesareo? questa è una possibilità della mamma, spiegaci No, perché ci no, 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 sono no, no. sì. Senti. In generale il taglio cesareo a richiesta è un terreno molto scivoloso perché in Italia non esiste un'indicazione precisa e quindi è molto a Legge. rischio. Molti di noi non effettuiamo il taglio cesareo a richiesta proprio perché, chiariamoci una cosa, il taglio cesareo è un evento più rischioso per la salute della mamma e del bambino rispetto al parto naturale, laddove non ci sono indicazioni. Mi riferisco per esempio per la mamma è chiaro, la mamma è un intervento chirurgico, resta una cicatrice, crea dei pregiudizi per i parti successivi, perché più aumenta poi il numero dei parti, soprattutto se tagli cesari, più aumenta il numero delle complicanze che si possono avere al momento del parto. Ma pensiamo soltanto al bambino. Un bambino che nasce, io vi invito tutti a partecipare ad un webinar della SINP che credo si terrà il 10 giugno, dove si parla proprio di taglio cesareo a richiesta e degli effetti negativi sul neonato. Un neonato che partorisce per via vaginale è un neonato che ha i polmoni che respirano meglio, è un neonato che avrà meno sequele, di meno assistenza respiratoria. Non a caso i bambini che devono fare un taglio cesareo si cerca di farli mai prima della 39ª settimana.
un bambino che nasce per via vaginale è un bambino immunologicamente più sano, che avrà meno problemi di allergie, perché il passaggio nel canale del parto lo mette a conoscenza con tutto un microbioma tale che lui ricorderà. Si era cercato negli anni precedenti di vicariare questo con la tecnica cosiddetta del sedding, cioè bambini che nascevano per taglio cesareo si metteva poi sulla bocca, sul viso, un panno che era stato nella vagina della mamma, ma si è visto che questo ha fallito. Quindi, premesso che la strada, la modalità del parto migliore per un feto sano è il parto vaginale. Tuttavia, benissimo, meno male che c'è il taglio cesareo, perché ci sono delle situazioni dove è importante effettuare il taglio cesareo. Tu parlavi prima di placenta previa, meno male che c'è il taglio cesareo, altrimenti non Altrimenti ci non sarebbe. uscirebbe il bimbo, no? Sarebbe possibilità di sopravvivenza per questo, così come degli eventi che possono intervenire nel corso del travaglio. Abbiamo degli eventi cosiddetti catastrofici e di fronte all'evento catastrofico l'unica possibilità è il parto immediato, che molto spesso deve essere fatto con taglio cesareo. Mi riferisco al distacco massivo di placenta, mi riferisco al prolasso del cordone, mi riferisco per esempio ad un attacco respiratorio, un arresto cardiaco della mamma, un'embolia amniotica. Queste sono situazioni che è importante fare il taglio cesareo e farlo subito. Esistono poi delle altre situazioni dove il feto, indipendentemente da una di queste evenienze che non c'è, il feto non tollera il travaglio di parto. E perché non lo tollera? O non lo tollera perché l'attività contrattile è molto forte e non ha la possibilità, quindi la placenta, di riossigenarsi, e mi riferisco alle cosiddette tachisistolie da parto indotto con ossitocina che non viene ben sorvegliato nel corso del travaglio, oppure non tollera il travaglio perché ha delle riserve depauperate. Il famoso ritardo di crescita intrauterino deve essere sorvegliato con molta attenzione nel corso del travaglio, perché quel bambino può tollerare il travaglio in modo diverso da come lo tollera un bambino che è cresciuto bene. Quindi Quindi, comunque questi insulti continui delle contrazioni fanno qualcosa alla placenta, no? no, 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 ad Ah, una mi placenta lasci bene. queste carte qua, così almeno ci chiariamo Allora, sulla. in un soggetto normale, con una placenta normale, in genere il travaglio di parto non fa niente e noi ce ne rendiamo conto, non fa niente sul feto, e noi ce ne rendiamo conto perché la sua frequenza cardiaca, quindi il tracciato cardiotocografico, che poi è lo strumento con cui noi sorvegliamo le condizioni fetali, L'esame che fanno le mamme con il monitoraggio perfetto. sulla fascia. Poi il monitoraggio va bene. Quando il monitoraggio va bene, significa che questo feto sta tollerando benissimo le contrazioni. Viceversa, se il monitoraggio si allontana dalla normalità, abbiamo due evenienze. Il monitoraggio è realmente patologico, che quindi ci mette a rischio quel feto di un insulto ipossico ischemico importante che può avere delle conseguenze, e qui l'unica possibilità è la nascita immediata con taglio cesareo o applicazione di ventosa a seconda della fase del travaglio in cui siamo. Oppure possono esserci alterazioni cardiotocografiche che non indicano che le condizioni fetali sono così, sono tali da dover richiedere, ma che quelle condizioni fetali potrebbero cominciare a risentirne. E il nostro compito di chi segue un travaglio di parto è quello di fare delle manovre cosiddette conservative per correggere questo iniziale insulto. Manovre conservative a volte sono banali, come quella di ruotare la posizione della mamma,
quella di dare liquidi, qualche volta quella di alimentare la mamma, il retaggio del passato che una donna in travaglio non doveva mangiare, oggi è stato superato, mai, non vogliamo mai donne digiune in travaglio, ovviamente non mangeranno la lasagna e la pasta asciutta, ma prenderanno del tè zuccherato, delle marmellate, quindi tutti i cibi a rapida metabolizzazione. Quindi ritornando alla tua domanda, ben venga il taglio cesareo, per esempio un'altra indicazione importante al taglio cesareo sono oltre quelle situazioni di prematurità iatrogena dove ovviamente facciamo il taglio cesareo, la placenta previa. In Italia la presentazione podalica viene considerata un'indicazione al taglio cesareo, sebbene sparutamente c'è qualche centro in Italia che assiste il parto podalico. La maggior parte dei centri oggi considera la presentazione podalica come un'indicazione al taglio cesareo. Quindi questi sono i tagli cesari programmati, così come si programma il taglio cesareo di una donna che ha avuto un pregresso taglio cesareo e che non vuole partorire. Qui mi soffermo un attimo, perché è bene che passi il concetto. Avere avuto un pregresso taglio cesareo non è indicazione assoluta a ripetere il taglio cesareo. Sono rarissime le indicazioni per la ripetizione del taglio cesareo. Si può fare il parto vaginale, ovviamente deve essere discusso con la donna che molto spesso è preoccupata da quello che è un rischio molto basso che è della rottura d'utero e che però viene diciamo superato se il travaglio di parto viene effettuato in centri, per lo più centri di terzo livello, con la disponibilità dell'accesso immediato alla sala operatoria. Quindi ad un soggetto che ha avuto un pregresso taglio cesareo io suggerisco un parto vaginale, se non ci sono controindicazioni assolute, da effettuarsi nei centri di terzo livello laddove c'è la pronta, o comunque se non di terzo livello dove c'è la pronta disponibilità della sala operatoria. Bene, abbiamo parlato nei dettagli del parto, hai citato anche tu due cose che spesso tornano le conversazioni dei genitori, che possono essere l'uso della ventosa e in particolare manovre che forse non so se sono di competenza del medico, del ginecologo o più dell'ostetrica. Quindi ci faceva piacere da una parte capire quali sono le figure che intervengono al momento del parto e chi è il responsabile, no, poi di questa equipe, e poi un particolare riferimento a quelli che sono i protocolli per conoscere appunto quando è che si usa la ventosa, quando è che si fanno delle manovre che nella mente magari nel pensare comune sono ritenute come manovre che presentano più rischi, no, poi. Allora, dunque, la figura deputata all'assistenza al parto a basso rischio, quindi quel parto caratterizzato, facciamo una premessa, il rischio in gravidanza è dinamico, nel senso che un soggetto che viene etichettato a rischio all'inizio della gravidanza non è che lo sarà sempre. Esempio classico, il soggetto che è a rischio di parto pretermine, una volta che ha superato una certa epoca gestazionale, quel fattore di rischio scompare. Il soggetto che è a rischio di poliabortività, una volta che ha superato quella fase, scompare. Allora, il soggetto che entra in sala parto e non ha rischio ipossico, perché in sala parto il rischio importante è il rischio ipossico. Quindi il soggetto che entra in sala parto e non ha rischio ipossico, ti riferisci al bambino? La mamma non è ipertesa, okay. La mamma non ha una preeclampsia, il bambino è cresciuto bene, quindi esistono tutte delle checklist con le quali noi ci confrontiamo. Quel travaglio è appannaggio dell'ostetrica. L'ostetrica è la figura migliore per seguire il travaglio a basso rischio. Perché la figura migliore? Perché la persona che ha studiato le posizioni migliori, la modalità più soddisfacente per assecondare la mamma, anche sotto il profilo del benessere psicofisico, è sicuramente l'ostetrica. Laddove invece interviene un fattore di rischio nel corso del travaglio,
L'ostetrica, che è una figura che ha la capacità di riconoscere il rischio, nel profilo professionale dell'ostetrica c'è il riconoscimento del fattore di rischio, in quel caso deve essere coinvolta la figura medica. La figura medica comincia ad avere in quel caso il ruolo di capo equipe, quindi è un'equipe che interviene, costituita sicuramente dal medico e dall'ostetrica, ma qualche volta c'è necessità in questa equipe di inserire per esempio l'anestesista, perché se io decido, non soltanto perché se decido di fare il taglio cesareo ho bisogno dell'anestesista, ma se decido per esempio che quel tracciato cardiotocografico non va bene e soprattutto più che altro quella dilatazione non progredisce e sarebbe importante fare qualcosa, molto spesso una peridurale può aiutare questo e quindi io coinvolgo l'anestesista. Il medico ostetrico ginecologo resta la figura leader, si dice il capo equipe, ma qualsiasi componente dell'equipe è responsabile dell'ambito della propria competenza. Il medico chiamato dall'ostetrica può anche, per il principio del riaffidamento, dire sì, è vero, ho visto che questo tracciato non va bene, fagli questo e continua pure tu a seguirla. E poi il neonatologo anche, no? Interviene già in... È chiaro, nel momento in cui io decido nel corso del travaglio di fare un taglio cesareo per indicazione fetale, perché quel feto non sta bene, io devo coinvolgere il neonatologo. E ultimamente, e quindi abbiamo noi tutta una lista di situazioni, c'è stato un webinar della SIMP proprio di recente in questo, abbiamo tutta una lista di indicazioni che prevedono la presenza del neonatologo direttamente in sala parto. Tu facevi riferimento prima alla ventosa. Allora, la ventosa è uno strumento che accelera il parto e due sono le indicazioni importanti. Effettivamente, fisicamente è una ventosa? Cioè ce la immaginiamo come... Sì, ora il moderno strumento è uno strumento molto soffice, è uno strumento, in passato si usavano delle ventose di ferro che erano anche traumatiche, ora da molti anni si usa uno strumento soffice che è stato messo a punto da un australiano e ormai in tutte le sale parto si utilizza questo. Bisognerebbe cambiargli anche nome, Maria Rosaria, no? Perché la ventosa poi di suo evoca un mondo... Ma oggi per ventosa si intende questo, si intende uno strumento soffice che ha la capacità di creare questa pressione negativa e che applicata sulla testa del feto in una posizione ben precisa, molto piuttosto posteriormente, permette la flessione e quindi l'estrazione del feto. Due sono le indicazioni alla ventosa. La prima è la mancata progressione della parte presentata. Se tutti sappiamo che il travaglio è costituito da una prima fase dilatante, o anche detta primo stadio del travaglio, una seconda parte che è caratterizzata dalla discesa della testa del feto. La discesa della testa del feto segue più o meno alcune indicazioni in termini di tempo, sicuramente è molto più lunga nelle donne che hanno la peridurale, nelle donne che non sono, che sono alla prima al primo travaglio, e più corta nelle donne che hanno già partorito e che non hanno la peridurale. Però esistono come riferimento classicamente delle curve di riferimento su questo tipo di tempistica. Il mio amico collega Antonio Ragusa oggi sta facendo un inquadramento diverso di questo e probabilmente mi tirerebbe le orecchie, ma l'ostetricia classica ancora fa riferimento a questo. Quindi l'indicazione alla ventosa può essere data o perché la progressione della testa fetale si è arrestata, soprattutto in questo caso se si è arrestata a un livello basso, perché se si è arrestata ad un livello alto e il feto sta bene, è preferibile fare il taglio cesareo. Ma se si è arrestata ad un livello basso,
Premesso che il taglio cesareo sarebbe estremamente difficoltoso perché l'estrazione del feto è molto più difficile con una testa incanalata bene nel canale del parto, ma è molto più agevole l'estrazione con la ventosa. Quindi, arresto della progressione del travaglio, la ventosa trova applicazione soprattutto se la testa è bassa. Qualche volta invece la ventosa viene indicata per accelerare un travaglio perché il feto non sta bene. E in questi casi va fatta una valutazione sulla tempistica, se è più rapida l'applicazione di un vacuum, di una ventosa, o se è più rapida l'allestimento di un cesareo. E qui va fatto un rapporto costo-beneficio che si cerca di individualizzare volta per volta. Sono decisioni che immagino si prendono in un Sì, guarda, arco di tempo molto. l'ostetricia deve avere i nervi saldi, le idee chiare e molto spesso le decisioni devono essere prese in un margine di tempo molto, molto rapido. Per cui ancora per questo è importante che ognuno abbia il suo ruolo nell'equipe, che ci sia una Sì. specialista, che ci sia una. Infatti, quando tu parlavi di manovre, io credo che tu ti riferissi alla distocia di spalla. Sai che non lo so, perché sento spesso queste manovre in cui magari ti sale sopra Ah, l'ostetrica, ti fa. allora quella è un'altra cosa, quella è un'altra Però cosa. non ti so dire. Allora, la spinta sul fondo dell'utero, cosiddetta Christeller, oggi è bandita dalla moderna ostetricia. Le uniche che sono accettate sono queste spinte sul fondo dell'utero fatte quando la testa è incoronata, quindi quando la testa è già fuori. Altrimenti le spinte sul fondo dell'utero che venivano fatte dalla vecchia ostetrice, che purtroppo in qualche sala parto ancora venivano fatte per facilitare la progressione della testa fetale. Oggi, come dicevo prima, per facilitare la progressione della testa fetale è indicato il vacuum, questa ventosa morbida che si chiama Omnicap, se vogliamo darle il Ci nome. piace di più. Va bene. Mentre altre manovre, che qualche volta c'è la necessità di farle, sono quelle che si necessitano di fronte ad una grave sciagura che incombe in sala parto. In sala parto incombe una grave sciagura, per fortuna molto molto rara, ma quando si realizza è un danno, ed è la distocia di spalla, cioè un feto che dopo essere fuoriuscito con la testa ha difficoltà a fuoriuscire con le spalle e quindi resta con la testa fuori del corpo materno, quindi strozzato a livello dell'ostio, e qui abbiamo veramente pochi minuti di tempo per poter risolvere. E ci sono delle manovre che vengono fatte, manovre che via via sono più invasive. Queste manovre possono essere fatte dall'ostetrica solo se in quel momento non è presente il medico, ma l'ostetrica ha l'obbligo di chiamare immediatamente il medico, anzi si dice il medico dotato di maggiore esperienza che esista in quel momento sullo scenario dell'ospedale, e che con manovre via via sempre più invasive può riuscire a sbrigliare la situazione. In questi casi, questa è veramente una sciagura che incombe in sala parto, in questi casi la responsabilità è quella di effettuare manovre corrette. Non sempre l'esito, anche a fronte della correttezza delle manovre, può essere normale. Qual è l'esito? Beh, può essere o quello di una paralisi del plesso brachiale, o qualche volta addirittura il danno cerebrale per l'ipoafflusso di Va sangue al cervello. bene, siamo arrivati, però ci stiamo portando avanti anche perché ti abbiamo tenuto per tanto tempo. Siamo arrivati alla nascita. Un altro parametro che ci viene detto per sapere il bambino va bene o no è questa scala dell'indice di Apgar. Sì. Ci dice qualcosa su questo indice? Sappiamo appunto che è stato inventato negli anni 50 da una signora Apgar, un Sì. anestesista.
Però dici che cosa, quali sono i parametri che Allora, è una valutazione che viene fatta al primo e al quinto minuto e che considera il parametro della frequenza cardiaca, il parametro del colorito di questo, il parametro della respirazione, il parametro, il tono muscolare, e per ciascuno di questi parametri c'è un punteggio che può essere 0, 1 o 2. Se la somma di questi parametri è da 7 in poi, il bambino, diciamo, alla nascita significa che è in buone condizioni. Poi viene ripetuto al quinto minuto. Se al quinto minuto è in aumento, significa che l'adattamento del neonato è corretto. Se al quinto minuto peggiora, significa che l'adattamento del neonato non è corretto. Quando invece nel primo minuto è già inferiore a 7, e al quinto minuto è ancora inferiore a 7, può essere protratto fino al decimo minuto. Il problema dell'indice dell'Apgar è che l'indice di Apgar riflette le condizioni del feto alla nascita, ma non necessariamente riflette le condizioni del travaglio di parto. Mi spiego. Se l'indice va bene, sicuramente anche il travaglio di parto è andato bene, ma se l'indice va male, soprattutto al quinto minuto di fronte, può anche essere che si tratti non di un problema legato al travaglio, per intendersi, i problemi legati al travaglio sono i problemi legati all'ossigenazione, ma siccome tra i parametri dell'indice di Apgar, vi ho detto prima, c'è anche quello del tono. Il tono, per esempio, può essere alterato alla nascita perché quel bambino può avere problemi metabolici, può avere problemi neuromuscolari, genetici. Ecco quindi che il fattore che meglio fotografa le condizioni del feto nel corso del travaglio non è l'indice di Apgar, ma è l'hemogas analisi. È un esame del sangue che viene fatto sul cordone ombelicale clampato entro un minuto dalla nascita. Il clampaggio deve avvenire entro un minuto dalla nascita. Cos'è il clampaggio? Chiudere il cordone ombelicale con due pinze a monte e a valle. Poi su questo segmento sezionato, non è proprio sezionato perché è chiuso, il prelievo può essere fatto entro un'ora dalla nascita. Il prelievo deve essere fatto sul sangue venoso arterioso, perché nel cordone ombelicale ci sono due arterie che fotografano le condizioni del sangue fetale e una vena che fotografa le condizioni del sangue materno. E se questo pH, perché è il fattore che meglio fotografa l'andamento del travaglio, se il pH è superiore a 7 e il difetto di basi è inferiore a meno 12, diciamo che questo bambino non è asfittico, è un bambino che ha avuto un travaglio di parto, diciamo, con una buona ossigenazione. Quindi l'indice di Apgar insieme all'hemogas analisi ci dicono se quel bambino magari è meglio portarlo in terapia intensiva. Perfetto. Il problema qual è? Che fino a poco tempo fa l'obiettivo era quello di fare lega, così si chiama, quindi l'hemogas analisi a tutti i bambini entro il primo minuto dalla nascita, in modo da avere una sorta di patentino: ogni bambino era nato bene. Oggi invece ci stiamo orientando per fare lega con questa modalità corretta soltanto nei casi dove verosimilmente si prevede che questo feto possa avere avuto un insulto, quindi tracciato cardiotocografico anomalo, taglio cesareo fatto per emergenza, oppure liquido fortemente tinto di meconio, e negli altri casi si preferisce non farlo. Perché non farlo?
perché entrerebbe in conflitto con il cosiddetto clampaggio ritardato. Non so se ne avete sentito parlare. Clampaggio immediato è il clampaggio che viene fatto entro 30 secondi. Clampaggio ritardato è un clampaggio che consente, soprattutto se clampato entro il primo, dopo il primo minuto, un trasferimento di una quota parte di sangue dalla placenta al neonato. Ma soprattutto, questo non è tanto un problema che riguarda i nostri bambini, che per lo più non sono anemici, ma soprattutto il clampaggio non immediato facilita la transizione respiratoria. Quindi l'obiettivo oggi dovrebbe essere quello di fare il clampaggio, ma almeno dopo che il primo atto respiratorio è stato fatto. E se, questo mi rendo conto che è un argomento molto complesso, è un argomento di grande discussione tra noi operatori. Per esempio, nel dipartimento dove io lavoro, ne abbiamo discusso ampiamente lo scorso martedì. Però mi interessa in questa sede comunicare del perché oggi non a tutti i bambini alla nascita viene dato questo patentino, ma soltanto ai bambini che nascono con grave rischio ipossico. Parlo ovviamente dei bambini a termine di gravidanza. Certo. No, va bene, allora ci avviamo verso la conclusione, anche se abbiamo ancora un paio di punti da chiederti, però almeno siamo arrivati al momento della nascita del bambino. Un tema che abbiamo toccato velatamente nel corso della conversazione è quanto noi possiamo agire per fare prevenzione. Con noi parlo anche di società civile, di associazioni pazienti, cioè che cosa effettivamente possiamo fare. Ci sono delle aree, tu ci hai parlato di strumenti nuovi, di procedure nuove, c'è un'area legata all'innovazione, alla tecnologia che sta migliorando la vostra vita di operatori, ma che riduce appunto l'incidenza di quelli che sono gli eventi che interessano più a noi, quindi le ischemie, le emorragie, le asfissie, tutto ciò che è legato al mondo della testa del neonato. Quindi c'è qualcosa su cui la ricerca sta lavorando e che, diciamo, possiamo augurarci che riesca magari a ridurre quel parametro che hai detto tu nel tempo e anche su diverse latitudini geografiche risulta ancora lo stesso, no? Allora, guarda, ovviamente io ti parlo soltanto degli strumenti sul versante ostetrico, perché non è mia competenza parlare di Però quello rilevante, no? neonatologico. Allora, In un'età precoce, se ad esempio c'è già qualcosa nella pancia del bambino. guarda, una cosa che da sempre è nota e che non deve essere dimenticata è che nella ipotesi, nel prevedere un parto pretermine, è importante indurre la maturità polmonare, e l'induzione della maturità polmonare viene fatta con il cortisone. Oggi per noi è Agente sempre surfattante, come si chiama questa cosa che prende la donna? Ecco, surfattante la una stabilità. pompa del genere per il cervello. Ecco, questa è la nostra ambizione. Riusciamo ad avere un qualcosa che possiamo dare alla donna in gravidanza che protegga il cervello? Allora, negli ultimi anni il solfato di magnesio dato alla donna in previsione del parto a dosaggi ben particolari e nelle ultime 12 ore del parto ha un'azione, di protezione dell'encefalo fetale. Il problema del solfato di magnesio è che mentre lo possiamo maneggiare bene laddove prevediamo un parto pretermine iatrogeno, quindi io lo so, programmo il taglio cesareo all'una alle ore 13, comincio a dare il dosaggio nell'orario. Il problema è che nel parto pretermine spontaneo, che molto spesso il vero parto pretermine è improvviso, non Il riusciamo solfato di neanche a fare. magnesio non è un qualcosa, un integratore che può prendere la No, mamma nel corso della gravidanza, no? deve essere preso per via endovenosa, deve essere somministrato per via endovenosa in previsione del parto, deve essere dato un tot numero di ore prima del momento della nascita, quindi non può essere assunto dalla donna. Allora, tu però mi parlavi in generale di tecnologie. Allora, come strategie di prevenzione, io direi che queste due che vi ho detto, nel neonato a rischio, l'induzione della maturità polmonare e il solfato di magnesio,
Poi ci sono, stiamo parlando sempre di neonati, importanti, hai mi hai parlato nella prevenzione del danno cerebrale. Per esempio, ci sta venendo molto incontro l'utilizzo di cardiotocografi che registrano anche la frequenza cardiaca materna. Perché i cardiotocografici classici registravano e registrano, perché molti di noi abbiamo ancora cardiotocografi classici, frequenza cardiaca fetale e contrazioni uterine. Però qualche volta si perde il segnale fetale e noi possiamo non rendercene conto, noi ostetrici, perché la macchina capta il segnale materno e quindi continuiamo ad avere un tracciato che è un falso tracciato fetale, ma è un tracciato materno. Ecco, la tecnologia in questo senso ci è venuta incontro perché oggi disponiamo di cardiotocografi che hanno anche il segnale materno, quindi diciamo, ci è venuta incontro in questo senso la tecnologia, così come per esempio per una più accurata lettura del tracciato cardiotocografico, soprattutto nei nostri contesti, un'apparecchiatura che si chiama STAN e che realmente ci dice i feti che stanno male da quelli che stanno bene, ci consente di evitare tagli cesarei inutili, magari far nascere bambini che potrebbero nascere per via vaginale. Nella prevenzione del danno neurologico, diciamo, le innovazioni maggiori sono sul versante neonatologico. Bene, no, è interessante questa parte per noi perché poi tutto ciò su cui effettivamente noi possiamo intervenire è qualcosa che aiuta poi a lavorare sulla paralisi cerebrale infantile che appunto sappiamo sono talmente tanti fattori di rischio per cui anche per esempio relativamente allo stroke del neonato facciamo fatica a intervenire rispetto invece a quello che si fa per lo stroke nell'adulto. Allora, ci avviamo verso la parte finale. Ti volevamo fare una domanda più relativa all'altro aspetto, no? Quello che è più critico e quindi quello che rientra anche nella tua competenza di esperto e di perito e di medico legale. È un tema legato appunto al fatto che i bambini con PCI spesso rappresentano una delle prime cause di contenzioso con gli ospedali. Ovviamente ogni situazione ha le sue caratteristiche peculiari, però la difficoltà di queste famiglie ad intervenire nei confronti della responsabilità eventuale dell'ospedale vive anche tutto quello che è un periodo iniziale della vita del bambino che richiede una serie di attenzioni, quindi tante famiglie preferiscono non indagare ulteriormente, tante altre famiglie invece sentono un po' questo orizzonte dei 10 anni in cui possono effettivamente fare qualcosa per avere una situazione che per loro possa ripristinare appunto un contesto di giustizia. Su questo volevamo chiederti un accenno alle cartelle cliniche, quindi se ci parli un po' di quello che avviene anche nel momento del parto, chi è che scrive la cartella clinica, chi è che certifica il fatto che sulla cartella clinica siano annotate tutte le informazioni e poi anche un tuo consiglio. Non so se Maria Rosaria, tu sei una mamma di Sì, tuo figlio, sono una mamma. quindi assolutamente tutto quello che hai visto nei tuoi pazienti poi puoi capirlo personalmente. Quindi capire che consiglio dare a queste famiglie, proprio in veste di questo tuo triplice ruolo, direi. Allora, rispondo alla tua prima domanda, chi compila la cartella clinica? Oggi, come oggi, compila la cartella clinica ogni soggetto per la parte di propria competenza. Nella cartella clinica oggi c'è una sezione che è la cartella deputata, la cui compilazione è appannaggio dell'ostetrica, c'è la sezione del medico e poi ci sono le schede degli anestesisti. Quindi chi compila.
indicatore, cioè qualcuno che dice questa è la qualità, ci sono delle audit periodiche, non so, io mi riferisco a ambienti aziendali, quindi non so se all'interno di... Allora, il responsabile della cartella clinica in generale, il direttore sanitario, che ovviamente non può leggere tutte le cartelle cliniche, l'introduzione in quasi tutti gli ospedali ora di del cosiddetto rischio clinico è tale per cui di fronte agli eventi avversi oppure agli eventi potenzialmente avversi, che sono quelli che meglio si prestano alla discussione, perché se io ho un caso che poteva andare male perché magari, ma di fatto è andato bene, e quindi sono questi casi che meglio si prestano alla discussione, perché tutti gli operatori sono più rilassati e tutti possono fare una riflessione più scevra da altre dinamiche sull'evidenziare eventuali correzioni che potevano essere fatte, oppure nel dire è andato tutto bene, di meglio non possiamo fare, che c'è nel nostro operato, pensiamo a qualcosa di diverso che ci eviti di trovarci di fronte a questo. Io mi ricordo per esempio una volta che una cullina, un bambino, un neonato trasportato, questo è un caso vecchio, trasportato dalla sala parto al reparto, la cullina era sbandata su un dislivello del pavimento, per fortuna il neonato non era successo nulla, ma facemmo l'audit e immediatamente furono pianificate, ti faccio degli esempi così. Il contesto. Ti faccio degli esempi banali. Quindi gli audit vengono fatti sia sugli eventi importanti, sia su quelli cosiddetti near miss, cioè la dove si è sfiorato l'esito infausto, l'esito negativo, ma di fatto non si è mai realizzato. Premesso questo, quindi che in realtà le cartelle vengono compilate ciascuno per la parte di propria competenza, il suggerimento che mi sento di dare alle famiglie è che nel mondo medico legale, mi permetterete se uso questo termine, veramente lo faccio in punta di piedi perché mi rendo conto che sono di fronte a un editorio che ha bambini che non stanno bene e che quindi non vorrei apparire violenta. Però il consiglio che mi sento di dare è essere consapevoli che nel mondo medico legale esistono tanti sciacalli. Quindi ciò non toglie che esistono. Per noi è giusto riportare questo tema di cui stai parlando, cioè rendere consapevoli le persone che esistono tanti sciacalli. Sì, e qual è il modo migliore per affidarsi allora, a decidere un esperto? Allora, il modo migliore è cercare prima dell'avvocato un consulente che valuti la documentazione clinica e dedica davvero se c'è o non c'è responsabilità. Se non c'è responsabilità, di tenerlo molto in considerazione quel parere, pur magari la persona può ritenere ma non c'è responsabilità, forse lo ha detto per atteggiamento cautelativo di categoria, cosa che vi dico non francamente. Però spesso sento che le mamme riportano questo, la difficoltà ad avere un perito di parte che non sia nella stessa zona, nella stessa regione, per questa logica di categoria, quindi c'è questo pensiero. C'è questo, però se un consulente dice che non c'è responsabilità, di farsi indicare bene i motivi per cui non c'è responsabilità, magari anche impiegare una piccola cifra, voglio dire 300 euro, per avere un parere sintetico del motivo per cui non c'è responsabilità. Questo parere sintetico può essere molto importante perché o perché questo soddisfa pienamente la coppia, perché il consulente è riuscito in pieno a motivare il perché, oppure può essere utile perché andando da altri consulenti
può essere confrontato il parere che era stato precedentemente dato con quello di altri consulenti che potrebbero dare pareri discordi, non necessariamente perché il primo aveva avuto un atteggiamento cautelativo, ma possono dare pareri discordi perché magari hanno interesse ad cominciare un'azione, perché dietro c'è tutto un gioco di soldi incredibile. E a proposito di gioco di soldi, a me non piace, mi sono sempre rifiutata di lavorare con il cosiddetto patto di quota lite, che prima del decreto Che Bar cos'è? Te Spiegaci. lo dico subito, prima del decreto Bersani era illegale ed era corretto che fosse illegale. Oggi invece è stato legalizzato. Il patto di quota lite è avviare un procedimento di risarcimento. Parliamo di procedimenti civili, non di procedimenti penali. Attivare la richiesta di risarcimento, fare un procedimento avvalendosi di un team, avvocati e consulenti, che non richiedono nessun impegno economico iniziale, ma con un patto tale per cui se si vince lei avrà il 70%, il 60% A provvigione, come lavorano gli a agenti. provvigione. Questa è una cosa molto molto scorretta, perché da una parte questi personaggi sono portati spesso a dire, anche laddove non c'è responsabilità, ad illudere che c'è una responsabilità, e questo aumenta anche uno stato di frustrazione, perché di fronte ad un esito avverso è confortante sapere che c'è la responsabilità di qualcuno, ma bisogna essere consapevoli che a volte non c'è la responsabilità di nessuno. Questo capisco che è più difficile da poter digerire. Quindi il mio suggerimento è. Soprattutto Maria Rosaria, mi sento di dire, in una primipara o anche una mamma che ha già avuto altre gravidanze, però in realtà ricevere una diagnosi di un ictus perinatale o che arriva anche abbastanza precocemente vuol dire rimettere poi in discussione tutto il sogno, che la prospettiva sul futuro che si era fatto Sicuro, e in della questa famiglia. Per cui situazione aggrapparsi a che dire la che sta a responsabilità. rispondere al mio punto di domanda, perché è successo, perché sono stata io magari partecipe nel danno, perché è stato qualcun altro, questo aiuta nell'elaborazione del trauma. Capisco, infatti noi diciamo, in medicina legale in generale, ora non parlo di danno cerebrale, noi diciamo che si riduce il contenzioso medico-legale se c'è una buona comunicazione medico-paziente, se di fronte all'evento avverso, anche di fronte all'errore si parla bene con il paziente e lo si riconosce, tranne che, diciamo, in medicina legale, nel danno cerebrale, perché nel danno cerebrale dietro c'è un gioco di soldi tali che viene spesso coinvolta tante persone, non sempre persone lineari, quelli che io chiamo sciacalli, che ci lucrano. Ci sono dei personaggi che vanno negli istituti dove ci sono questi bambini cerebrolesi alla ricerca di casi clinici che vengono poi implementati. Però perché l'eccezione in medicina legale si fa solo sui danni neurologici? Perché Perché dietro c'è un gioco di soldi altissimo. però anche perché è difficile, poi c'è un'area grigia in cui è difficile No, attribuire la colpa. io capisco e davvero ti rispondo un po' in punta di piedi, perché mi rendo conto che l'uditorio è un uditorio che ha sofferto, e non voglio apparire corporativista. Io stessa, quando c'è responsabilità, sono la prima che con veemenza e con rigore affermo la responsabilità. Anche recentemente mi sono ritrovata in un contesto penale in cui c'era una grossa responsabilità e non potevo venir meno, e non vengo meno mai. Quindi, fatta questa premessa, il problema è questo: che molto spesso di fronte al danno cerebrale anche il magistrato
spesso è più orientato ad avere un atteggiamento di tipo compassionevole, dicendo tanto paga l'assicurazione. E questo che cosa sta comportando? Comporta da una parte un aumento enorme delle polizze assicurative che per il ginecologo sono cifre enormi. Quindi di responsabilità vostra professionale individuale, sì, oltre a quella... Perché considera che e poi una medicina difensiva incredibile che porta ad uno sperpero di soldi. Forse siete una delle categorie che... Il modello giapponese, che è un modello di cui si comincia a parlare in Italia, è venuto di recente, ormai lo scorso anno, un'eminenza in questo settore giapponese e i soggetti del rischio clinico se ne stanno occupando. Il modello giapponese è tale per cui ad ogni soggetto che nasce con danno cerebrale viene dato un risarcimento economico, ma viene dato dallo Stato, cioè lo Stato riconosce che avere un bimbo cerebro leso è un motivo per cui debba avere, non uso il termine risarcimento perché è erroneo, deve avere un supporto economico importante e ovviamente il soggetto si impegna a non fare azione medico-legale per nessuno. Questo ha portato nel modello giapponese a una riduzione del contenzioso, una riduzione della medicina difensiva. E ridurre la medicina difensiva vuol dire fare una buona medicina, perché la medicina difensiva non è una buona medicina. E quindi noi dovremmo approdare verso questo genere di... Ma questo è il futuro. Tu mi hai chiesto che consigli dai a queste mamme. Il consiglio che do alle mamme è quello di avere la fortuna di rivolgersi ad un consulente che sia un bravo consulente, onesto. Onestà vuol dire anche, signora, qui c'è responsabilità, ma io non posso prenderla perché conosco il collega e altro, ma la responsabilità a mio avviso c'è, quindi non, ritengo e di stare molto alla larga da tutte quelle situazioni che propongono il patto di quota lite, perché spesso il patto di quota lite, dietro il patto di quota lite c'è soltanto una finalità di tipo economico. E speculativo. Allora, Maria Rosaria, sei stata, direi, super esaustiva. Scusami, posso fare una precisazione? Sì. Per esempio, ormai dal 2014 noi sappiamo che il danno cerebrale che è inerente al travaglio di parto è una tipologia di paralisi ben precisa, che è la tetraparesi spastica, meno frequentemente distonica. Questo non significa che tutte le tetraparesi spastiche dipendano dal travaglio di parto, ma se c'è stato un problema al travaglio di parto, il quadro deve essere tetraparesi spastica. Allora, per asfissia. Allora, è inutile voler dire il bambino ha sviluppato a 3 anni l'emiplegia o ha sviluppato a 3 anni la diplegia, io vado a guardare la cartella, ah sì, forse ci poteva essere. Oggi ci sono dei dati importanti e sappiamo quali sono i criteri per ascrivere al travaglio di parto un danno cerebrale. È inutile imbarcarsi in una causa se ci sono danni cerebrali diversi. Oggi rispetto al passato qualcosa in più lo abbiamo. Ma mi sembra utile quest'ultimo messaggio. Noi, te l'avrà detto anche Luca, siamo molto basati sulle evidenze scientifiche, quindi ci fa piacere sapere che ci sia una letteratura di riferimento. Quanto poi dobbiamo anche dire che tanti dei bambini che hanno magari alla nascita una risonanza magnetica terribile, proprio perché questo evento è così precoce, proprio per le caratteristiche di neuroplasticità, questi bambini poi in realtà crescendo
hanno un futuro assolutamente di autonomia e di soddisfazione. Quindi questo sia, credo che sia un bel messaggio per... Un bel messaggio. Io mi sono trovata di fronte a contenziosi medico-legali che soprattutto nel civile sono lunghissimi, possono durare decenni, 10 anni, 8 anni. Dico di fronte a consulenze che fatte precocemente dicevano una cosa, trascinate dopo 10 anni, abbiamo bambini che stanno bene. Quindi io mi immagino anche il dolore di queste famiglie che per 10 anni sono state trascinate in procedimenti che poi non vedono soddisfatte le proprie istanze e vedono soltanto la frustrazione. Quindi il mio input è: fate in prima trovatevi un buon consulente, poi trovatevi un buon avvocato. No, ci rendiamo conto che è assolutamente un tema molto delicato, per cui non vogliamo giudicare le famiglie che decidono di intraprendere questo percorso, perché assolutamente in questo caso, più che all'interno di questa paralisi cerebrale infantile, dove abbiamo bambini davvero di tutti i tipi, tanto più in queste situazioni intervengono anche fattori di contesto che noi non siamo né in grado di giudicare né di aiutare. Però il patto che vogliamo fare con te in chiusura è che è nostro obiettivo, proprio come responsabilità della Fondazione Feldenstroh, cercare di ridurre questo numero, questi 2-3 bimbi ogni 1000 nati nel tempo, per quello che riguarda sicuramente il contesto italiano, ma simile in molti altri paesi d'Europa, e ridurre anche questo essere i primi della lista per i contenziosi con gli ospedali. Quindi qualsiasi attività ti venga in mente che possa essere su prevenzione, su ridurre questi fattori di rischio, assolutamente ci lavoriamo insieme con voi, con la società di medicina perinatale, che è sicuramente un altro punto di riferimento. Grazie mille Maria Rosaria, grazie. Per la sua disponibilità. A presto allora, a poi presto. Ti faremo avere la registrazione. Benissimo, ciao, arrivederci a tutti, ciao.